Sono oltre 150 i giovani arrivati da tutta Italia a Bruxelles per la scuola di formazione al Parlamento europeo. Sono arrivati il 29 giugno del 2011, esattamente 2 anni prima, il 29 giugno del 2009, erano probabilmente tra gli italiani che si sono più indignati con senso civico per la strage di Viareggio rimasta incompiuta. E l'anno scorso sono stati tra gli italiani che sono scesi in piazza per raccogliere le firme, banchetto dopo banchetto, indispensabili per ottenere i nostri referendum. Quest'anno sono invece qui a Bruxelles per un'esperienza formativa, di cui ascolteremo alcune testimonianze. Noi che siamo sempre presi dai problemi nazionali non ci accorgiamo delle fondamentali decisioni che vengono prese appunto in questo Parlamento, e grazie alla possibilità di frequentarlo abbiamo capito quanto è importante per noi e quanto queste iniziative rappresentano una possibilità di incontro e di formazione, oltre che culturale e politica, anche sociale. Un incontro c'è la possibilità di comprendere come nasce il diritto in Europa, come viene portata avanti la nostra delegazione italiana qui a Bruxelles, e soprattutto ci dà la possibilità di comprendere, di partecipare e di avere anche un momento soprattutto di confronto per noi giovani. Questa è stata anche un'occasione di scontro a volte, di confronto, e ha dato l'opportunità a noi elettori di confrontarci con i legislatori, e per questo motivo è stata un'occasione assolutamente unica. Secondo me il Parlamento europeo deve essere molto molto più incisivo, deve prendere decisioni più solide a tutela ovviamente della libertà di informazione. Noi abbiamo avuto conferma di ciò che noi dell'Italia dei Valori sempre crediamo, cioè che la rete debba essere la prossima infrastruttura portante di un'informazione sana e democratica. Io reputo che la lezione di oggi è stata molto interessante sotto questo punto di vista, perché ancora una volta di più c'è stata dimostrazione che anche in Europa c'è la volontà di dare una mano a un'Italia che sempre di più ha bisogno di vera informazione. In questa occasione abbiamo avuto modo di conoscere molti personaggi dello scenario politico e di trattare soprattutto dei temi che fanno da protagonista in questo momento sia nella scena politica europea che quella nazionale. Quest'anno l'Italia dei Valori ha dato una grande prova di sensibilità per noi giovani dei valori, offrendoci l'opportunità di passare 3 giorni qui con la delegazione IDV nell'ALDE, i Liberali Democratici, e conoscere da vicino l'amministrazione europea, la struttura parlamentare europea, ed entrare anche in alcune tematiche importanti di cui l'Europa si occupa. Perché abbiamo bisogno di particolare chiarezza su quelle che sono le prossime azioni, la prossima politica, le prossime azioni politiche portate avanti dall'Italia dei Valori, soprattutto per quanto riguarda la sua collocazione e soprattutto quello che riguarda il suo essere. Queste tematiche soprattutto aprono nelle loro coscienze l'opportunità di continuare a riflettere anche una volta tornati nei propri territori e di continuare il dibattito in tutti i territori, elemento importantissimo che permette ai nostri giovani di avere sempre una connotazione molto più avanzata, molto più europeista rispetto ai loro coetanei. Secondo me è stato un po' così, abbastanza scontato continuare a riproporre questo tema riguardo alla figura di Berlusconi. Sembra che anche su queste cose non si riesca ad andare oltre, però a parte tutto nei contenuti e nel livello del dibattito devo dire che è stato molto interessante e sicuramente stimolante. È stato un laboratorio di idee per un pensiero liberale nel 2011 che ci ha portato a riflettere su che cosa è oggi il pensiero liberale e quali sono gli interventi che possono nella vita di tutti i giorni, nella politica italiana, far sì che questo pensiero sia veramente un pensiero di governo. Le esperienze della Summer School sono 2 giorni molto formativi, perché permettono di conoscere una realtà che è quella del Parlamento europeo e come funzionano le nostre istituzioni in Europa. Ed è stato bello essere riusciti a anche avere ridotto le distanze tra noi e i nostri parlamentari. Quindi ringrazio IDV perché è stata una grande esperienza. È un'esperienza unica, veramente eccezionale, sperando che il prossimo anno siamo di nuovo qui sempre di più a condividere queste bellissime emozioni. Questa è l'esperienza più bella che ho provato come giovane di IDV. Ringrazio ancora l'onorevole Niccolò Rinaldi per l'esperienza, per la possibilità di essere qui, e a tutti voi, allo staff, per quello che ha fatto. Grazie.